mi si è sfasciata la lavatrice. Così ne ho estratto le interiora. E mi sono detto, perché non proviamo ad accendere il motore? Ora, questo motore aveva un connettore che andava connesso qui e che io ho tolto di mezzo perché volevo capire come erano messi questi collegamenti. Ed eccoci qua. Ora abbiamo qui quello che sembra un sensore di velocità o qualcosa del genere, non ci interessa. Qui invece abbiamo due fili che vanno a un coso che è messo qui dentro, che forse non si vede. Dovrebbe essere un sensore di temperatura, quindi un contatto che probabilmente si apre quando il motore scalda troppo, una protezione. Per il momento non ci interessa. Poi abbiamo una spazzola qui. Dall'altro lato abbiamo l'altra spazzola, che è questo filo rosso. Presumibilmente è questo. Rimangono due fili che sono, io suppongo, gli avvolgimenti. Ora, dalla lavatrice abbiamo salvato anche il cavo di alimentazione, che è questo. Vediamo se riusciamo a collegarla. Dunque, io direi che mettiamo una fase del cavo alimentazione su una delle spazzole. Ecco qua. Farlo con una mano è veramente un casino. Poi l'altra spazzola che arriva qua su questo filo rosso, che è quella qui dietro, vedete, filo rosso. L'altra spazzola devo mettere, collegarla con una parte dell'avvolgimento. E per fare questo io userei un ponticello che, se non mi sbaglio, abbiamo recuperato e che ovviamente adesso non sto trovando perché dove cazzo l'ho messo il fottuto ponticello? Dove cazzo è finito il ponticello? Sia stramaledetto il ponticello, non lo trovo. Dove cazzo è finito il ponticello? Maledetto ponticello. Io non trovo il ponticello. Ecco il ponticello fottuto, era finito in terra. Fottuto ponticello. Adesso metto quindi l'altra spazzola, filo rosso, qui. La collego con una mano, mi raccomando, dovete fare tutto con una mano. La collego a una parte dell'avvolgimento, quindi qua, ok, sempre con una mano, il che è fottutamente complicato. Perfetto, il ponticello, come vedete, è messo. Dopodiché l'altra fase dalla mia alimentazione la collego all'altra parte dell'avvolgimento. Quindi, riepilogando, abbiamo l'alimentazione che entra nell'avvolgimento, esce, va su una spazzola, esce sull'altra spazzola e torna nel cavo di alimentazione. La massa la colleghiamo alla massa, qui, quindi alla parte metallica, massa, cavetto giallo-nero, questo è il sensore alla protezione, non ce ne frega niente. Qui abbiamo il ponticello fatto. Come dicevamo, bene, a questo punto possiamo provare, vedere un po' che cacchio succede quando ficco questa spina nella corrente, nella 220 qui. Verifichiamo che non ci siano dei corti, perché qua, come vedete, sono tutti i fili scoperti. Attenzione perché potreste crepare, non fate questo a casa. Non fatelo e ripeto, non fatelo. E a questo punto vediamo che succede se io adesso accendo. Accendo il fottuto motore. Attenzione. Direi che funziona. Non mi piacciono molto queste scintille.